Sei ancora sicura di voler comprare solamente delle attrezzature? Ciao, sono Salvatore Papa e mi occupo di produttività e supporto alle startup. In Italia, oggi, quando decidi di aprire una ludoteca, sei davanti a un bivio. In fondo, aprire una ludoteca non è una cosa difficile. Basta scegliere i prodotti, basta scegliere un'azienda, basta scegliere gli arredi e il gioco è fatto. Fornire servizi di valore, aumentare il profitto, aumentare la frequenza di acquisto, rendere più stabile la struttura della vostra azienda non è un gioco da ragazzi, è un mestiere faticoso e va imparato. Le scelte sono due. Fai da te, quindi significa che con caparbietà sbaglio, ma poi prima o poi, non so a quale costo, raggiungerò il mio obiettivo. Oppure affidarmi a una guida. Certo, il fai da te potrebbe essere sicuramente dal punto di vista personale magari gratificante, perché dici ok, ho raggiunto la vetta con il mio sudore, con i miei sforzi, però con quanto tempo? E abbiamo visto che quando c'è di mezzo il tempo non sempre gioca a nostro favore. Infatti dalla nostra esperienza abbiamo visto che quando apriamo per esempio una sala per feste in una città, dopo poco ne spuntano altre due o tre. Questo perché magari il nostro modello di business ha svegliato il desiderio imprenditoriale di qualche altra persona che magari ha visitato la nostra ludoteca. E cosa succede quindi? Succede semplicemente che abbiamo dato lo spunto a qualcuno per farci la concorrenza. E se non siamo stati abbastanza veloci, ecco perché il tempo, se non siamo stati abbastanza veloci a posizionarci come leader di quel mercato in brevissimo tempo, ci siamo creati un'autoconcorrenza. Affidarsi a una guida come quella di un franchising risulta quasi una scelta naturale in questo contesto, perché il franchising, con la sua esperienza e con gli errori già commessi da lui stesso nella gestione del punto pilota oppure attraverso le esperienze fatte con i propri affiliati nel corso degli anni e del tempo, che cosa fanno? Semplicemente fanno evitare ai propri affiliati successivi gli errori che sono già stati commessi precedentemente, anche perché gli errori sono sempre quelli e una volta che li abbiamo individuati vi assicuriamo che vi permettiamo di poterli superare ampiamente. Quindi che cosa facciamo? Recuperiamo tempo, se recuperiamo tempo recuperiamo soldi ovviamente, ma la cosa fondamentale è che se siamo bravi e se seguiamo tutto quello che la casa madre ci consiglia di fare per seguire la nostra guida di lavoro di successo, ci posizioneremo nel breve tempo nella nostra zona come leader di quel settore e in questo caso ci ancoreremo in maniera inscardinabile al nostro pubblico e qualsiasi altra ludoteca, sala per feste possa aprire successivamente, ci farà un baffo. Volevo citare un caso studio del nostro settore, il Play Zone di Ragusa. Ebbene, abbiamo scoperto insieme alla nostra affiliata che il posizionamento della ludoteca Play Zone Ragusa è quello di una ludoteca per VIP. Sembra strano, ma in realtà, essendo delle feste quelle che vengono realizzate all'interno di questi locali, con un budget abbastanza alto, perché si offrono dei servizi di qualità, perché si segue un sistema di vendita, perché si offrono sicuramente delle soluzioni originali ai potenziali clienti, loro stessi sono disposti a pagare qualcosa in più e quindi offrendo questa tipologia di pacchetti automaticamente si sono posizionati come la ludoteca VIP. Quindi è stato molto facile per i clienti successivi andarsi a targetizzare in quell'area. Oggi il nostro affiliato quello che ci ha chiesto è quello di avere anche la possibilità di poter aprire a un pubblico diverso. Abbiamo studiato una soluzione per loro che sarà per esempio attuata a partire da settembre, nella quale faremo delle offerte di downsell, ma questo senza andare a intaccare assolutamente la gestione di quello che già avevamo organizzato e che avevamo costruito fino a quel momento. Quindi è vero sì, possibilità di poter allargare, ma senza compromettere il posizionamento che avevamo già conquistato. Ho voluto semplicemente darti gli spunti per trarre qualche piccola considerazione. E alla luce di questo voglio dirti, sei ancora sicura che la strada migliore sia quella del fai da te e quindi comprare solo delle attrezzature? O hai compreso che c'è dell'altro? Per ulteriori consigli e approfondimenti su come migliorare la gestione della tua sala oppure come aprire in maniera profittevole una sala per feste o una ludoteca, segui il mio sito e blog salvatorepapa.com, la mia fanpage, sono un po' dappertutto, Instagram, LinkedIn. Ciao a tutti!